Il mio motto è: gioca col fuoco, ma lascia stare il cuoco. E per giocare col fuoco dobbiamo usare le pentole giuste. Una pentola deve innanzitutto condurre bene il calore ed avere un buono spessore per una cottura uniforme. Deve essere resistente e di facile pulizia e con il giusto rapporto qualità-prezzo. Il miglior conduttore di calore è il rame, ma oltre ad essere delicato è costoso e di difficile pulizia perché tende ad ossidarsi. Anche l'alluminio è un buon conduttore di calore, è abbastanza economico e leggero, ma si segna facilmente e non va bene per conservare i cibi. L'acciaio è il più durevole nel tempo, ma è molto pesante e di difficile pulizia. Inoltre è uno scarso conduttore di calore. Ci sono anche pentole in materiali antiaderenti, quelli teflonati, che sono leggeri, ma che se non adeguatamente trattati si rigano, cedendo sostanze tossiche. Infine abbiamo le pentole in fusione come questa. Sono piuttosto pesanti, ma facili da pulire, conducono ottimamente il calore, sono durevoli nel tempo e soprattutto economiche rispetto all'elevata qualità che offrono.